Il volto di Anna Kolesarova risplende di beatitudine, quella guadagnata al prezzo doloroso del suo martirio, avvenuto il 22 novembre 1944. Aveva solo 16 anni quando il suo villaggio ai confini con l'Ucraina venne invaso dalle truppe sovietiche all'inseguimento dei nazisti. Anna era nascosta in casa con la famiglia quando un soldato vi irruppe. Voleva da bere e da mangiare. Il padre di Anna le chiese di servirlo, ma questi aveva altre mire, il corpo della ragazza. Lei resistette alla violenza anche di fronte alle minacce del militare, il quale la portò davanti ai suoi per ucciderla. Addio papà, Gesù, Maria, Giuseppe, furono le sue ultime parole prima di cadere morta per un colpo di fucile. Nel corso degli anni, anche attraversando l'epoca buia della dittatura comunista nel suo paese natale, come pure nella diocesi di Košice, è rimasta la fama di santità di questa martire della fede e della purezza, come Sant'Agnese nel III secolo o nel Novecento Santa Maria Goretti e le beate Antonia Mesina e Pierina Morosini. Nella sua omelia il cardinale Becciu ha sottolineato come Anna Kolesarova ha testimoniato che al male, alla violenza e all'ingiustizia è possibile opporre il bene della virtù. La virtù dei puri di cuore che, come insegna il Vangelo, vedranno Dio, quel Dio che ora Anna contempla nell'eternità.